Ciao care amiche, ciao cari amici, benvenuti in questo nuovo format. Stiamo allestendo, quindi un po' di pazienza. Tra l'altro non nasce un nuovo format, ne nasce più di uno. E poi ti ricordi Jack e Illuminator, i due personaggi? Stanno aspettando, scalpitando di ritornare. Questo video è dedicato ad un rituale che io presenterò con tre video, quindi mi raccomando di seguirli uno ad uno. Beh, il rituale soprattutto a cosa serve? Te la rendo semplice, il rituale ha uno scopo. Hai presente, tu nella vita hai dato e hai preso, ma quante volte tu hai dato molto di più? Ti voglio fare un esempio numerologico. Le persone che sono nate in un giorno, in un mese, sommandoli giorno e mese, ti danno 12, e attenzione che se nasci per esempio il 23 devi fare 2 più 3 uguale 5, perché tutti i numeri che superano il 22, beh, li devi ridurre, si dice, a base 22. Bene, se il mese, non so, è 12, allora farai 5 più 12, 17. Se per puro caso la somma dà ancora un altro numero da ridurre, il 12 del 12, ecco così, il 12 del 12, in quel caso supera ancora il 22, perché viene 24, 2 più 4, 6. Se la somma da 12, beh, sei dentro a questa barca, ma in realtà ce ne sono ben altri di numeri che descrivono situazioni di questo genere. Cioè, tu nasci e hai un programma secondo il quale tu devi restituire a colui o colei che ti ha dato la vita. C'è stata una specie di associazione, cioè l'inconscio familiare ti ha associato a quella persona della famiglia che morì magari 20 anni prima, e dice: è morta o è morto per lasciarti lo spazio. Tu manco sai chi è, tra l'altro, però questo sacrificio viene conteggiato e tu sei lì che diventi, tra virgolette, matta a lavorare, a dare, a curare gli altri, magari ti occupi anche di aiutare gli altri. Beh, è arrivato forse il momento che tu prendi quello che hai dato. Come faremo? Allora, anzitutto procurati una candela bianca e una candela dorata, puoi anche colorarla d'oro. Si tratta semplicemente di distinguere con la candela bianca l'energia del dare, con la candela color oro l'energia del prendere. Poi è buono che tu disponga, per esempio, di incenso di sandalo per purificare gli spazi. Sarebbe anche buono che tu utilizzassi con dei diffusori quello che è il ginepro. Guardate che il ginepro purifica tantissimo, ma ve lo dico per esperienza: se tu metti alcune gocce di ginepro e alcune gocce di limone, è un bijou. Noi qui normalmente usiamo quella agli agrumi per tirarci su grintosi nei nostri progetti, però purificare significa un'altra cosa, significa ginepro, incenso di sandalo, salvia bianca del deserto, insomma purifica i tuoi spazi in preparazione al rituale. Perché questo incenso? Perché porta a concentrazione e calma, e perché ti devono permettere di entrare in quella che è una fase chiamata di riflessione. Ora, ti sei mai fermata a pensare a quanto tu hai dato nella vita agli altri? Perché io me lo sono chiesto, mi sono detto: ma quanto ho dato io e quanto ho preso? Veramente? Beh, devi prendere un quaderno, ma non un quaderno da 50 centesimi, devi dare valore alle cose. Prendilo rosso perché hai bisogno di energia forte, altrimenti prendilo dorato, in modo tale che ti sintonizzi con la candela. Dentro a questo quaderno tu dovrai riportare tutte le volte in cui tu ritieni di aver dato. Come devi fare? Beh, devi suddividere in base agli anni. Però mi raccomando, cerca di prendere le pagine e dedicare tipo la prima pagina, o meglio più pagine, 3-4 pagine, ai primi 10 anni, poi ai 20 anni e via dicendo, perché ti verranno in mente talmente tante cose,
tipo proteggevo la mia mamma. Quando è che pensi di prendere tutto quello e soprattutto in che forma vuoi prendere tutto questo? Per esempio in amore, salute, rapporto con i figli o prosperità. Bene, mi raccomando, prendi questo quaderno e mi raccomando, dacci dentro, perché questo rituale ti può cambiare la vita. Ricordati che stanno per nascere due nuove classi dedicate alla Nezza Academy, l'accademia d'eccellenza, la più imitata in Italia, l'accademia di numerologia, feng shui, tarologia e chiaroveggenza. Beh, parlando di numerologia, se tu chiedi alle allieve e agli allievi i livelli di comprensione dove sono arrivati loro, beh, è sconvolgente, è incredibile, e danno un aiuto questi calcoli, questi conteggi, questa comprensione, questo viaggio dentro la bellezza dei numeri. Mi raccomando, è una grande opportunità per te, anche perché io ho detto fino alla fine dell'anno mantengo un prezzo, poi non lo so. Ci vediamo al prossimo video con questo rituale. Ciao ciao.